Ciao, in questo video voglio studiare con te i diversi modi di portare i calci nella Muay Thai. Mi chiamo Claudio e pratico Muay Thai da quando ho 14 anni e devo dire che me la cavo abbastanza con i calci. Addirittura una volta in un combattimento a Roma, gladiatore, l'imperatore Commodo ha chiesto di te. Combattevo ancora con le protezioni, ho fatto KO con un calcio alto e ho levato il caschetto al mio avversario. Tuttavia, guardando i match di Muay Thai mi sono accorto che ci sono diversi modi di portare lo stesso calcio, ad esempio il calcio medio, nella nostra disciplina, e oggi voglio proprio studiarli insieme a te. Pronto? Ciao, ciao. Tutto bene? Sì. No, lo so. Sì, poi adesso vedo di spiegarglielo. Lo so, sono tosti, ma perché poi ognuno ha la sua modalità diversa di tirarli. Va bene, dai, ci provo. Non è facile secondo me studiarli, però vediamo cosa possiamo fare. Dai, va bene, grande, continua così, eh. Era Senchai, mi ha dato delle dritte su qualche atleta da cercare per imparare come portare meglio i calci della Muay Thai. Mi ha consigliato tre diversi atleti. Il primo è vero, ha un ego smisurato, però ragazzi, quando si parla di Muay Thai forse è uno dei migliori al mondo e il suo modo di calciare è veramente interessante, merita uno studio. Secondo atleta che mi ha consigliato di guardare per tirare fuori qualcosina è Superlek, anche lui ha una tipologia di calcio che è incredibile, tutto incentrato sulla potenza. Superlek is not following the Muay Thai rule set. He is going right after him in the first round. Ultimo atleta che andiamo a studiare è Nongo. Nongo è un altro di quegli atleti davvero interessante da studiare perché porta i calci in una maniera particolare che gli permette di interrompere l'avanzata dell'avversario e avere la meglio con questo tipo di colpo. Adesso però è il momento di uscire dalla stanza e provare un po' questi calci. Andiamo! Non lo so, non riesco a farli come vorrei, non riesco a realizzare questo video come vorrei. Vorrei riuscire a riprodurre quei calci, forse non l'ho studiati abbastanza. Non so se finirò questo video, gente. Amici, abbiate pazienza, vediamo quello che riesco a fare. A questo punto decido di andare dalla mia amorosa per staccare un po' la testa, però mi rimane il chiodo fisso. Ciao, buongiorno. Bertolda, mi fai vedere come fai i calci? Voglio vedere come calci, devo fare un video sui calci e sto cercando di capire i vari modi di calciare. Adesso? Sì, ora. Posso fare un calcio? Ok, lei li fa così. Tu come li fai? Dai cazzo, ragazzi, no! Ce la dobbiamo fare, quindi adesso andiamo a studiare passo passo ognuno di questi calci. Non esiste fallire. Ok, prima di analizzare e provare le metodologie diverse di calcio di questi atleti, voglio fare un attimo della situazione su qual è la metodologia corretta generale per portare un calcio circolare. È la seguente. Qualche consiglio veloce per migliorare i tuoi calci. Passo esterno. Questo è importante perché ti permette di avere l'angolo corretto per colpire. Se non fai il passo in esterno, devi continuare a correggere la traiettoria del calcio. Caricamento del colpo con il corpo. Questo ti permette di colpire non solo con la gamba, ma con tutta la forza del corpo.
spinta sulla punta del piede, cosa molto importante da fare, perché quando fai il passo non devi appoggiare il piede sulla punta, ma devi appoggiare il piede sulla pianta e poi solo successivamente spingere sulla punta. Ultimo consiglio, ricordati di scaricare completamente con il braccio della gamba che colpisce. Buon lavoro! Allora, metodologia di calcio di Senchai, la più veloce delle tre, ha un calcio molto rapido, non lo chiude particolarmente, lo porta quasi laterale. Ogni volta che utilizza questo calcio, o quasi ogni volta che utilizza questo calcio, sfrutta un'uscita laterale. Quest'uscita laterale gli permette di avere l'angolo corretto per impattare col massimo dell'efficacia del calcio e di essere anche abbastanza elusivo, perché il più delle volte gli avversari non capiscono da che parte arriverà il suo colpo e non capiscono da che parte andrà a finire lui, e questa metodologia di calcio gli permette di continuare l'azione dopo aver calciato. Quando porta il colpo sfrutta tutto il peso del suo corpo, come vedete carica tutto il peso sulla gamba davanti. Ogni suo calcio non è portato solo con la gamba, ma bensì è portato con tutto il peso del corpo. Infatti sono molto molto efficaci e devono fare molto molto bene. Il nostro ultimo atleta da analizzare oggi e l'ultima metodologia di calcio che analizzeremo in questo video. I suoi calci sono carichi, quasi a livello di quelli di Superleck, però a differenza di Superleck lui li chiude molto di più. Questa metodologia di calcio è molto molto utile quando hai un avversario che avanza e vuoi arrestare la sua avanzata. Infatti se andate a vedere i suoi match, anche a One ne ha fatti alcuni, dove l'avversario continuava a caricare, lui semplicemente si piazzava, faceva il passo indietro, gli prendeva il tempo e lo sfiancava con i calci. Questa è un'ottima metodologia di calcio per impedire l'attacco di mano e l'avanzata dell'avversario, quindi vi consiglio di usarla. Altra cosa interessante da guardare nel metodo di combattere e nel modo di calciare di Nongo è proprio il fatto che i suoi calci non sono molto prevedibili, perché lui fa tanto gioco di spalle e le sue finte sono quasi solo dovute al lavoro di spalle per poi andare a lavorare con le gambe. A questo punto voglio provarli al sacco. Come dicevamo, per quanto riguarda il calcio alla Senchai, lo andremo a fare in una maniera più laterale, quindi andremo a lavorare la parte laterale del sacco, e questo ci permetterà, uno, di essere belli rapidi, due, di chiudere bene con un colpo successivo. Calcio di Superleck, lo voglio provare e ce la devo... Cazzo! Ce la devo fare! Calcio molto più forte rispetto a quello di Senchai, sempre abbastanza laterale, non eccessivamente chiuso, ma vado a appoggiare tutto il peso del mio corpo sulla gamba davanti. Quindi ogni volta che vado a fare questo calcio, prima controllo di aver appoggiato tutto il peso sulla gamba davanti. Ultimo calcio, che è quello di Nongo, utilizziamo la stessa metodologia che abbiamo utilizzato per il calcio di Superleck, ma questa volta voglio andare a chiudere totalmente, quindi la mia gamba, la mia tibia deve tagliare a metà il sacco. Eccomi il vostro chef Tony direttamente da Las Vegas, da quanto tempo, eh? Che taglio incredibile! Ok, ce l'abbiamo fatta. Chiamo il mio amico Zio Senchai e gli dico che ce l'abbiamo fatta, che il video è quasi pronto. Bella? È stata dura, ma se non molli alla fine riesci a fare le cose, quindi il video è riuscito. Sono riuscito a metabolizzare questa tipologia di calci diversi. Spero che anche il mio pubblico
Mi prendo atto di questa cosa? Ci sentiamo ancora, eh? Fai il bravo. Fare il ganasso. Fare il ganasso. Ciao. Ragazzi, per oggi è tutto. Vi ringrazio per essere stati con me con questo video, con questa mini gag. Vi consiglio di andare a vedere Allenamento e combinazioni di Muay Thai, che è uno dei miei videocorsi migliori. Lì trovate centinaia di combinazioni di colpi da fare al sacco, a vuoto, con i compagni. Tante tante tecniche, tante tante tattiche da utilizzare a seconda dell'avversario che potete affrontare. E niente, lo trovate nel link in descrizione e andate a vederlo. Vi ringrazio, iscrivetevi al canale e attivate la campanella che ci vediamo. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella che ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.